Ma io volevo soltanto condividere qualche breve riflessione, la prima delle quali è un ringraziamento veramente non formale per l'organizzazione di questo evento, che io credo sia assolutamente fondamentale. È proprio con un piacere enorme che vedo intorno a me facce certamente di compagni, amici del partito, ma anche di persone con le quali spessissimo ho opinioni molto diverse e persone con le quali invece ho fatto un lungo tratto di strada, ma io credo che sia esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Rifare il PD, rinnovare il PD, ma io vorrei semplicemente un partito di cui essere sempre orgoglioso, un partito di cui andare a testa alta. Mi piacerebbe poter essere facilitato nel mio ruolo di vicepresidente dell'Assemblea nazionale che mi porta in giro per il paese e avere sempre la possibilità di spiegare decisioni che capisco, decisioni che mi sono semplici, decisioni che il buon senso mi farebbe sembrare essere evidenti, essere parte del nostro DNA, quelle decisioni che ovviamente ci portano lì dove dobbiamo essere. Oggi ne ho sentita qualcuno, il nostro rapporto con la stampa. Vorrei sempre che i nostri giornali di partito avessero il direttore che ci sembra il più indipendente, il più bravo, quello che ci pare più capace di raccontare il paese nel quale viviamo e non necessariamente quello che ci pare più vicino. Mi piacerebbe parlare di un mondo del lavoro che nessuno capisce più. Io, come sapete, ho vissuto per molti anni all'estero e ho vissuto per molti anni a Londra, che è un posto nel quale è pieno di italiani che scappano da un paese che gli offre moltissime garanzie, o almeno sulla carta, che gli racconta che questo è il paese delle garanzie. Fuggono per andare in un posto che non gli offre nessuna garanzia, ma gli offre delle opportunità. Gli offre la possibilità di perseguire un processo, un progetto di vita, gli dà la possibilità di essere valutati sulla base delle proprie capacità e basta. Ecco, mi piacerebbe che noi cominciassimo a guardare a quel mondo del lavoro. Io sono assolutamente, evidentemente solidale con la CGIL, la FIOM, quando si discute di trattare di come collocare la pausa pranzo all'interno del rapporto di lavoro alla catena di montaggio. Però mi chiedo perché noi non ci siamo tutte le volte in cui bisogna pensare a quella enorme marea di persone che lavora con dei contratti di collaborazione e che possono essere mandati a casa con una stretta di mano, donne che comunicano di essere rimaste incinte e la loro carriera è finita lì. E non c'è nessuno che dica soltanto una parola su questo. Io vengo da Milano, abito a Milano. E ho visto nel partito milanese due cose che sono state per me, come dire, la tesi e l'antitesi del partito che vorrei, di quel partito che secondo me, ecco, che mi farebbe andare a testa alta. E ve le racconto brevemente. La tesi è stata la nostra ultima campagna elettorale per le comunali. Perché il Partito Democratico di Milano ha fatto una cosa secondo me straordinaria. Ha avuto la capacità di servire la città con umiltà. Ha avuto la capacità di guardare a quello che aveva fatto e capire che quello che aveva fatto non era perfetto, ha avuto la capacità di parlarsi e ha avuto la capacità di sostenere con lealtà la coalizione e il candidato vincente alle primarie. Guardate, oggi a Milano noi abbiamo la larghissima maggioranza dei consiglieri comunali, è un ex consigliere comunale il direttore generale del comune, del PD, è un ex consigliere comunale del PD, il direttore generale del comune, il capo di gabinetto del sindaco, il PD nel comune di Milano è dappertutto. Ed eravamo quelli che avevano perso le primarie. Abbiamo perso le primarie, ma abbiamo stravinto le elezioni. E come l'abbiamo fatto? Dimostrando alla città di Milano che noi eravamo lì non soltanto per guidare sulla base delle idee che pensavamo fossero giuste. Noi eravamo lì anche con umiltà e forza, perché noi siamo forti per sostenere una richiesta di cambiamento e delle tesi logiche e intelligenti che forse non erano le nostre, ma che eravamo stati in grado di ascoltare e avevamo avuto la mente abbastanza aperta da lasciarci convincere che fossero le cose migliori da fare. Ecco, quello è il PD che io sogno di avere, un PD che non è sempre quello che detta la linea, ma che è quello che ha gli occhi più acuti per interpretare quello che succede in questo paese. Noi lì dobbiamo essere. E quella è la tesi. E poi c'è l'antitesi. Io non sono orgoglioso di me come dirigente del Partito Democratico a Milano, mi assumo parte delle responsabilità di quello che sta succedendo e penso che il gruppo dei dirigenti del Partito Milanese dovrebbe farlo, perché noi eravamo lì. E io abito a Milano da non tantissimi anni, ma quando sono arrivato c'era un blogger che scriveva delle cose molto pesanti su come noi amministravamo la provincia e tutti l'abbiamo sempre trattato un po' con superficialità, io stesso. Ma oggi mi chiedo, avrei forse dovuto in qualche assemblea di partito alzarmi e chiedere conto,
sono un dirigente di questo partito e chiedere, leggo queste cose, sono giuste o sono sbagliate, sono vere o sono false, che qualcuno mi dica, perché è quello che credo sia la mia responsabilità, anche, come dire, la responsabilità di prendersi delle responsabilità. Ecco, io penso che lì noi dobbiamo fare una cosa, non difenderci. Io non sono d'accordo con quello che diceva la Corazza, perché lisciare il pelo della pubblica opinione è dimenticarsi che la pubblica opinione non è un'entità astratta e sconosciuti. La pubblica opinione sono i nostri elettori. Noi abbiamo il dovere di ascoltare la pubblica opinione. E allora quello che mi piacerebbe è che il partito smettesse subito di dire che noi siamo diversi, siamo più onesti, che noi quando siamo indagati facciamo un passo indietro, perché questo è ovvio, è scontato, sarebbe un disastro se non fosse così. Io vorrei che noi prendessimo questa occasione per costruire su questo partito una casa di vetro. Guardate, io non voglio fare il giustizialista, però penso che ciascuno di noi vive la propria vita in una comunità. E penso che ciascuno di noi nella sua comunità ha una reputazione. La reputazione non sta scritta sulla fedina penale, ma tutti sappiamo nel paese chi è il farmacista bravo ed onesto che ha sempre lavorato tanto per la comunità e qual è il palazzinaro in trallazzone. Non c'è bisogno di tirar fuori la fedina penale. Ecco, a me piacerebbe che i nostri candidati fossero sempre il farmacista bravo, quello saggio, quello che ha sempre una parola per tutti, e non il palazzinaro in trallazzone, che non è fare, come dire, un processo alle intenzioni, ma è distinguere la responsabilità penale dalla responsabilità politica. Voglio dire soltanto un'altra cosa e chiudo. La cosa è, Francesca Puglisi ha detto prima una cosa di una serietà e di una drammaticità alla quale io vi urgo di essere attenti. Noi non possiamo essere candidati a governare seriamente questo paese fin tanto che il talento e la visione delle donne non avranno pari cittadinanza qui. Pari, sostanziale, significa sentire quel punto di vista, che è il punto di vista di tanta parte di questo paese e di tanta parte del talento di questo paese. E poi ricordarci un'altra cosa. Io in questo sono probabilmente in minoranza. La questione generazionale, lo dice uno che ha fatto 46 anni, quindi sono fuori da ogni sospetto, ormai io vado via da questo gruppo di cosiddetti giovani. La questione generazionale esiste, non è mica una scemenza. Essere cittadini del proprio tempo significa vivere la vita nel proprio tempo essendo consapevoli di dove si vive. Il modo di fare politica oggi comprende che se tu non sai mandare un SMS, tu ti perdi un grandissimo pezzo del dibattito politico di questo paese. Se non sai che cos'è Facebook, se non sai che cos'è Twitter, se non sai che cosa sono, come funziona la comunicazione in questi tempi, tu ti perdi tutto quel pezzo lì e non c'è collaboratore che possa supplirti. Se tu non sei cittadino del tuo tempo, tu non lo capisci che le famiglie italiane sono già diverse dalla famiglia tradizionale come ci immaginiamo. È intollerabile che la mia famiglia in questo paese e solo in questo paese non abbia uno straccio di diritto senza che nessuno in modo nitido lo dica. Lo sapete dove io sento parlare della mia famiglia con rispetto nel nostro partito? Dai giovani democratici. Perché sono giovani. Perché vivono in un posto nel quale una famiglia come la mia è normale, non li scandalizza, non li sconvolge. Allora noi sul tema del ricambio dobbiamo fare una battaglia anche, secondo me, sulle cose, sui fatti, sul fatto che c'è anche un tema di accountability. Le nostre precedenti generazioni non hanno sempre preso grandi decisioni e noi dobbiamo chiedere alla politica di essere, di rispondere delle proprie responsabilità e quindi dire che le nostre idee avranno gambe più forti se le gambe sulle quali cammineranno sono gambe che non possono essere sospettate di aver preso decisioni sbagliate in precedenza. È semplice così, è così che accade in tutto il resto del mondo. Per questo che Aznar al massimo può dare una intervista su Corriere della Sera, ma non lo rifanno certamente Presidente del Consiglio, come succede da noi 10 anni dopo i fatti. E l'ultima cosa, per favore, siamo uniti, anche se non andiamo d'accordo. Io penso che se noi vogliamo portare una sfida concreta alla classe dirigente attuale e non andare al governo nel 2013 con la stessa squadra del 2006, che secondo me è un rischio assolutamente concreto, io penso che dobbiamo lavorare tutti insieme.
del 90, forse anche del 96. Sì, mi fermavo a questo secolo, diciamo. Poi alcuni hanno fatto carriera. Forse la stessa. Allora, il tema è che io mi sento grandemente in imbarazzo a vedere un proliferare di iniziative, quella di Renzi. Prima la Corazza diceva si deve essere d'accordo anche con qualcuno che è fuori, che dice delle cose giuste, ma Renzi mica è fuori, Renzi è dentro. Renzi, io con Renzi non vado d'accordo su alcune cose per nulla, ma le sue posizioni in tema di economia, come noto, a me convincono più di quelle di altri, perché io ho posizioni diverse, perché sono un liberale, sto in questo partito, no, vengo da un'altra storia politica, e quindi talvolta, a parte il colore che Renzi ci mette dentro, io delle volte mi trovo d'accordo con lui e mi fa piacere che stia nel mio partito e penso che sia una risorsa di questo partito, però mi piacerebbe che non facesse le cose da solo, perché questo paese non ha bisogno di un leader carismatico, ne abbiamo avuti troppi. Questo paese ha bisogno di una classe dirigente diffusa, di questo abbiamo bisogno, Matteo. Non abbiamo bisogno dell'ennesimo uomo della provvidenza, chiunque egli o ella speriamo sia. Io voglio vedere una classe dirigente che prende il governo di questo paese, non soltanto da Palazzo Chigi o dai ministeri, voglio vedere facce nuove, cosa che già comincio a vedere per fortuna nel governo diffuso dai territori, ma voglio vederlo a tutti i livelli. Ecco, è questo che mi sogno, è questo che secondo me è un paese, è un partito di cui andare a testa alta. Grazie.